sono odori, sapori particolari quelli offerti questa sera dal Castello di Carovigno nel mercato internazionale della dieta mediterranea. Turismo, agricoltura possono sicuramente andare a braccetto in questo progetto di rilancio di Torre Guaceto. Ne ha parlato lei, sindaco, ne ha parlato la presidente Mariella Milano. Insomma, si comincia a lavorare per l'ulteriore valorizzazione di questo bel dono della natura di cui Carovigno appunto può ringraziare. Sì, è il tracciato che abbiamo fatto 6 mesi fa. L'identità di questa città sta venendo fuori, l'ho detto prima, lo ripeterò. Credo che questo è un percorso obbligato per far venire fuori quelle che è l'autenticità di questo territorio, quello che è una testimonianza forte che da parte dell'amministrazione comunale, da parte del presidente di Torre Guaceto, da parte di chi ha contribuito a fare questa serata, ma noi dobbiamo parlare dell'autenticità e quindi dobbiamo parlare dei prodotti. Dieta mediterranea esiste ed è patrimonio dell'UNESCO perché i nostri prodotti sono straordinariamente autentici, sono prodotti sani che contribuiscono sicuramente a fare di questa terra una terra straordinaria, una terra particolare dove se siamo capaci di vendere un brand, l'autenticità del prodotto particolare, secondo me riusciremo a portare a casa qualche risultato. Ed oltre alla dieta mediterranea per il rilancio del territorio di Torre Guaceto, la presidente Mariella Milani parla dell'indissolubile connubio che può esistere tra turismo e agricoltura. Esattamente, io credo che davvero Torre Guaceto sia una perla. Sono 800 chilometri di terra di agricoltura che deve diventare tutta biologica. Attualmente c'è solo il 10%. E così come abbiamo avuto un grandissimo successo nell'area marina protetta con la cooperativa dei pescatori che ha avuto riconoscimenti nazionali e internazionali ed è portata ad esempio per il suo modello, adesso bisogna creare anche una grande agricoltura biologica. Quindi penso che sia molto importante lavorare per questo obiettivo. Poi naturalmente bisogna pensare ai servizi. Io credo che per attrarre un turismo di qualità e per attrarre un turismo che è alla ricerca di valori autentici e veri, noi dobbiamo trasformare Torre Guaceto, oltre che in una riserva sicuramente perfetta dal punto di vista della sostenibilità, deve essere trasformato anche in un grande salotto della natura. Forse questo lo dice più una donna che un uomo, ma io penso che se noi diamo un salotto della natura e noi diamo la possibilità ad un turismo che cerchi qualcosa di vero, di autentico, credo che avremo fatto molto.